Voilà ragazzi, ciao a tutti le nicchie, bentornati ragazzi su Gold Rush. Come sempre ragazzi, inizio il gameplay ricordandovi che se vi può interessare ragazzi, in descrizione ci trovate un link che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati. Vi ricordo anche ragazzi che in descrizione ci trovate i miei canali social, Telegram, TikTok, Twitch e quant'altro. Ultima cosa raga, se vi iscrivete al mio canale YouTube ricordatevi di attivare la campanellina così ricevete una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale. Allora ragazzi, sono andato avanti off camera un po', direi più di un'oretta, non ho accumulato granché, poco più di un chilo di oro come notate e niente... Arrivato a un certo punto ho detto, beh, il video lo devo fare perché lo devo fare, l'ho stato aspettando, ma qui scava scava ci vuole un botto di tempo per accumulare un po' di oro. Vabbè, allora, qual è la situazione attuale? La situazione attuale è questa, ci abbiamo un chiletto di oro e mo però ho finito carburante e acqua. Qui abbiamo un po' di magnetite, la aggiungiamo, poi vabbè la dobbiamo andare a scaricare. Ah, ci abbiamo un po'. Aspetta, però abbiamo ancora un po' di oro. Un momento. C'è solo un piccolo problema, non c'ho più acqua. Qui abbiamo il 100%. Sì, però c'è un problema. Il problema è che ho finito carburante e acqua. Dobbiamo andare a... tutte e due mi serve. Ok, allora. Dobbiamo andare ragazzi a far compere. Dobbiamo andare a comprare carburante e dobbiamo andare poi a riempire pure la tanica d'acqua, perché ormai il fiume acqua non ne ha mai. No, aspetta, un pochino di acqua c'è mo finalmente. Ah, è tornata. Ok. Allora facciamo una cosa, intanto che noi andiamo a comprare il carburante, accendiamo questa. Così la pompa inizia un po' a riempirmi di acqua. Voi sapete cosa. Ma io avevo bisogno di questi tubi grossi, in modo tale che potevo riempire di acqua molto più in fretta la botte. Però è pur vero che poi il macchinario lo dobbiamo spostare, quindi... quindi insomma... diventa inutile comprare tutta quella roba se poi non mi serve più. Cioè, comprare i tubi blu sapendo che poi non mi servono più, perché una volta che compro lo shaker i macchinari vanno tutti spostati qui davanti, quindi vabbè. Allora, facciamo sta cosa. Andiamo a far carburante. Anzi, passiamo anche facciamo i lingotti pure. Già che ci sto, due lingotti li posso fare. E quindi insomma raga, sono andato un po' avanti off camera, però il tempo vola, cioè ho giocato tipo due orette a scavare, ho fatto un chilo di oro. Cioè il metodo più facile per fare oro è usare la trivella, trovi le pepite, però ovviamente mo pepite non ne trovo più. E non ne trovo più perché, come mi avete detto anche voi, una volta che le pepite le trovi, non le trovi di nuovo sullo stesso pezzo di terra. Ormai con la trivella ho già estratto un mucchio di pepite. Quindi in pratica il terreno è a corto di pepite. È difficile riuscire a trovare le pepite adesso, perché con la trivella ne ho già trovate tantissime. Difatti scava, pepite non se ne trovano. Dobbiamo essere proprio fortunati per trovare delle pepite. Allora andiamo a fare un po' di oro. Andiamo a fare carburante. Fondi. Vai. Andiamo a fare carburante intanto che mi fa il lavoro. Intanto che il fabbro mi converte l'oro. Io me ne vado un attimo a fare il carburante. E poi in teoria dovrei venire qui con la botte dell'acqua, perché mi sa che se no ci vuole troppo tempo prima che si riempie. Giustamente qui c'è un tubo, però non ci basta.
Vabbè, ma dipende quanto spendo. Ok, il fabbro ha finito, siamo d'accordo. Allora, un attimo, eh. Qua dobbiamo fare carburante, che la botte è vuota. Dai, è troppo lontano il cavolo. Però potevano fare sto coso un po' più lungo. Perché è assurdo, è cortissimo. Avanti. Quanto mi costi? 2007, vai. Ok, siamo a posto. Ah, già che ci sto... No, è troppo lontano, mo. Troppo lontano, vabbè, non importa. Ma chi se ne frega, andiamo. Tanto carburante ce n'è ancora, no? A voglia. Quasi il pieno. Aspetta, vabbè, no. Ma sì, ma quasi quasi passiamo un attimo qua. Cioè, avrei quasi quasi voglia di mettere il tubo grosso. Perché tanto ancora mi sa che devo scavare per un po'. Ah, un attimino, lascio pure il motore acceso. Allora, io in teoria vorrei comprare, non lo so, quanto costano questi? Ma sì, ma che me frega, dammene 4. E di questo 3. Ma sì, dai, spendo 2000 dollari, però la possiamo far meglio la cosa, no? La famo buona. La facciamo meglio. Allora, ma sta povera Jeep, sto pick up caricato come un mulo. Capace che poi devo andare comunque a comprare l'acqua, perché magari non mi basta lo stesso tutto quello che sto a fare. Pazienza, in caso sta roba la rivendo. Dai. Ma qua non c'entra niente. Ma non ci entra niente. No, allora si scemo. Però ci volevano. Ci volevano i cosi, i ganci. Così che agganciavo sta roba e non la perdevo per strada, no? Oh, ma la macchina che fine ha fatto? Sparisce. Boh, vediamo. Se non perdo nulla per strada. Allora, già che ci sto, direi che andiamo a vendere l'oro, così più o meno ci facciamo l'idea di quanti soldi abbiamo. Allora, fondi quello che mi resta. C'è un bel lingottino, mettilo qua. Allora, aspettiamo un attimino, andiamo a vendere l'oro, torniamo indietro, abbiamo questi tubi. Facciamo il collegamento più buono dell'acqua, perché il tubo che abbiamo mo è piccolo, quello rosso. Questo è un tubo più grosso, passa più acqua. Forse così riesco a riempire la botte. Certo, i soldi che ho speso mo potevo spenderli per riempire la botte dalla vasca. Però alla fine non mi risparmio il viaggio, più o meno, dai. O comunque, dai, i tubi servono. Magari poi quando compriamo il mega serbatoio idrico sicuramente ci vorranno dei tubi. Quindi, tutto sommato, penso che sti tubi blu serviranno a prescindere prima o poi. Accendi sto motore. Allora, speriamo che non perdo niente. Magari la macchina più o meno fa finta che li lega, che ne so. Andiamo a vendere l'oro. Ci facciamo un 30.000 dollari, 35.000, quindi dovrei arrivare a poco più di 40.000, insufficiente per comprare quello che serve a me. Allora, vendi lingotti. Ma no, pure meglio di quello che penso. 48.000. Siamo più o meno a metà strada con i soldi. Se non compravo queste quattro cose era 50.000, ma 50.000 comunque. Volessimo pure passare un attimino per di qua per vedere quanto costa. Ma lo shaker mi pare che era 107.000. Non mi va di farmi il prestito, perché ormai, voglio dire, un giorno più, un giorno in meno, la famo bene la cosa. Perché il prestito poi mi chiede un mucchio di soldi. Shaker 107.000. Quindi in pratica mi mancano 60.000 dollari. Sì, poco più, un 70.000.
Quindi un chilo e mezzo di oro almeno, minimo. Come più o meno avevo detto io. Avevo detto più o meno 3 kg di oro, un chilo l'ho venduto, sì. Un chilo e mezzo, due, e riusciamo a comprare lo shaker, almeno 2 kg, in modo tale che ho qualche soldo per pagare poi la concessione, no? Ok, siamo tornati. Siamo tornati, mi ha dato un archivements. Allora, speriamo che c'è ancora acqua in sto maledetto fiume. Pare di sì. Dunque, adesso facciamo un paio di cosette. Un paio di necessità ci abbiamo. Santa 63, buona, 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 buona. Vabbè, fammi il pieno, va. A posto. Dunque, ora dobbiamo fare questi lavoretti. Abbiamo comprato questi tubi dell'acqua blu. Mo facciamo il cambio, perché qui vedete che poi c'è la riduzione, ma la riduzione è un problema. La riduzione è un problema. La riduzione in pratica mi obbliga. È ovvio che la riduzione trasporta meno acqua. Allora, questo potrebbe servirmi più avanti. Ora mi serve questo. Allora, il cavo quanto è lungo? Proprio 50 metri. Quindi questo si mette qua. E questo si mette qua. Ok. Allora, poi vabbè, questo cavo presto sarà da togliere, però. Oh, ammazza, quanto è lungo! Ne ho comprati troppi. È lungo! Oh, accendi sto motore. Oh, vai! Ammazza, oh, pensavo che non ci bastava. Ne ho comprati, vabbè, uguale, va, che se ne frega se ne abbiamo comprati un paio di più. Meglio averli che non averli. Allora, questo è il prossimo, anche l'ultimo, mi sa. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Pigliamo questo, colleghiamo. Ora ci andiamo a collegare direttamente alla pompa. Rompe le balle, allora stacca tutto. Allora, questi poi sono da togliere, ovviamente. Che tanto ormai sto cavo qua su tubo non serve più. Ok, lo sto. Vabbè, lascialo qua. Allora, questa è l'uscita. La stacchiamo un attimo. Così credo che adesso posso collegarmi. Bene. Ora mi vado a ricollegare all'uscita. Ne abbiamo due. Sta bene. E basta. Questo che cacchio è? Ah, quello. Vabbè. Poi spostiamo. Allora, ragazzi, dunque, ho comprato inutilmente un po' di più, ma fa niente, poi sistemo. Allora, mo in teoria col tubo grosso e l'acqua nel fiume, mo in teoria riusciamo con più tranquillità a riempire la botte col tubo grosso. Ok, andiamo a vedere. Ah, qui è quasi. Ok. Oh, tiè, guarda come si riempie mo. Eravamo a 100 litri, eh. Eravamo rimasti con 100 litri. Oh, mo si riempie meglio. Allora, dunque, poi vabbè che tanto tra poco tutta sta roba è da spostare. Appena finiamo con lo shaker. Oh, il coso dov'è? E dai, mi cade tutto dalle mani. Ok, fammi il pieno qua, che l'acqua manca. E
Carburante voglio dire che manca. Vabbè, anche l'acqua manca. Ok. Possiamo andare a riaccendere. A posto. Allora, quindi, dove ero rimasto? Questo secchio. Ma è vuoto. Ah, devo accendere qua. Devo anche accendere qua. A posto. Abbiamo almeno quasi 400 grammi di oro adesso. Ecco che arriva l'oro. L'acqua sta arrivando, perfetto. Così non devo andare a comprarla, sennò perdevamo altro tempo. Così non devo comprare niente. Intanto qua comincio a riaccendere. Forse che mo l'acqua sta a consumarsi. No, ancora continua a riempirsi, ottimo. Abbiamo i macchinari accesi, ma l'acqua continua ad arrivare. Ok. E mo ragazze, da continuare a scavare. Ci abbiamo 340 grammi. E io penso che lo shaker. Mi sa che famo fatica a comprarlo oggi. Perché qua ancora. Minimo, minimo mi serve un chilo di oro. A parte quello che abbiamo. O abbiamo la fortuna che troviamo una pepita. Cosa che dubito. Ovviamente, cosa che io altamente vado a dubitare che riusciamo a trovarla. Senza contare, a dire la verità, che ci sono altri problemi. Ecco, l'acqua si sta esaurendo. Già il fiume ha rotto le balle un'altra volta. Ma non dura niente sto maledetto fiume. Guarda come ti raschio il terreno, così rompo tutto qua. Allora ragazzi, dunque sono andato un bel po' avanti, devo dire. Sono andato un gran bel po' avanti. Ho accumulato un chilo e qualcosina di oro. Però mo abbiamo un problema. Stavolta è finita l'acqua sul serio. Stavolta l'acqua è finita. Devo andare per forza a comprarla. Non c'è basta. Non c'è più. Il lago si è già prosciugato. Quindi facciamo una cosa. Stop. Intanto comunque ho fatto il pieno a tutto, anche all'escavatore. Difatti, vabbè, è rimasto 19% di carburante. Allora, dunque, mo devo andare a comprare dell'acqua, sennò qua non si lavora. Siamo obbligati. Quindi agganciamo un attimino questo. Per ora non mi posso portare due carrelli. Dobbiamo andare in città. Non lo so se questi soldi bastano per comprare lo shaker. Oh, nel caso veramente mi faccio il debito. Bene o male, penso che a questo punto, se devo farmi del debito, è veramente poca roba. Che ormai ci siamo quasi. Perché sinceramente mi sono scocciato. Mi sono scocciato di lavorare così. Oh, cacchio. Allora, dunque. Cos'è quella luce rossa? Mette paura. Ah, un fuoco, eh. Allora, ragazzi, quindi l'acqua nel fiume ormai non ce n'è più. Anche se. No, l'acqua c'è. Ma che me trolla? Mi trolla. Prima mi diceva acqua non ce n'è più. Mo c'è. E non mi deve fare impazzire a me. E non mi deve fare impazzire. Sì, ma io la vado a comprare lo stesso, va, perché tanto l'acqua.
C'è, non c'è. Mi sono rotto le balle, sinceramente, raga. La vado a comprare comunque. Perché veramente l'acqua va, viene, una rottura di scatole, veramente. Un po' di stabilità. Che poi non siamo. Siamo in autunno neanche. Vabbè che effettivamente non piove, però. Beh, comunque sì, la vado a comprare perché mi sono rotto. Di fa. Ovviamente però, prima di tutto, comincio a trasformare l'oro. Cominciamo a fare l'oro, altri due lingottini, fondi. Ora andiamo a fare il pieno di acqua. È meglio, non c'ho voglia di impazzire col fiume. A me quel fiume mi sta a fare esaurire. Ma facciamo un bel pieno di acqua, poi ovviamente sfrutteremo comunque il fiume, però almeno non, perché tipo adesso mi sono dovuto fermare. Allora, mettiamoci qua. Forse devo sganciare un attimo. Ok. Vediamo questo. Quant'è che pago? Vabbè, pago 1.000 dollari, ma sto tranquillo. Oh, pago 1.000 dollari, però almeno lavoro in pace. Questo lo lascio qua. Ha agganciato? Ok. Ok. Andiamo a prendere il lingotto. Dobbiamo fare anche l'altro. Oh, e poi non lo so. Mi sa che un po' di. Ma, mi sa che famo un po' di prestito. E pigliamo sto shaker. Che sinceramente mi sono un po' scocciato. Anche perché c'è il discorso che forse tra un po' mi si rompe il macchinario. Perché da un bel po' che lo uso, come si è rotto l'altro. Quindi. C'è la possibilità che si rompe oltretutto. Avanti. Aspettiamo l'ultimo lingotto. So altri 40.000, 83.000 dollari. Me devo pigliare almeno un 50.000 dollari di debito. Però vabbè, poi si ripaga, è buona, dai, ho pazienza, tanto. Se ne vanno tanti soldi, ma almeno mi tolgo da lì che mi sono rotto di stare in quel punto. Che tanto mo, vabbè, devo andare a vendere quel macchinario. Vabbè. Vediamo quando mi fa sto lingotto. Eccolo. Ci volevano altri due lingotti ed ero a posto, però. Allora. Andiamo un attimo a vendere i lingotti, vediamo quanti soldi famo, ma sì. Per arrivare a 107 più almeno 15.000 dollari mi servono anche per. Mi servono un po' di soldi per un altro discorso. Mi servono, sì, perché poi c'è da pagare i costi della nottata qua. Allora, vendita lingotti. Vendi. Abbiamo 86.000, prestiti. Allora, se io prendessi 60.000, quindi arriverei a 146.000. 146.000 mi basterebbero. Quanto devo dare? Madonna mia, rata giornaliera 29.000. Prestito attivo. Ah, praticamente me ne danno 60 e gli devo dare indietro 87. Mortacci vostri, ma che razza di tassi di interesse è questo? Ma questo tasso di interesse è 45% tasso di interesse. Vabbè, dammi sti soldi, va, fangu. Madonna mia, proprio, questi sono strozzini.
Ma solo perché mi sono rotto le scatole di star lì a scavare, raga. Cioè, non si finisce più. Solo perché mi sono rotto le scatole di scavare. Voglio pigliare sto macchinario e non ci voglio più pensare. Ma questi sono strozzini. Però ho 27.000 dollari al giorno. La prima rata la devo pagare subito. Ma la piglio in quel posto, lo so già. Io me la piglio in quel posto, già lo so. Sicuro che me la piglio in quel posto. Shaker, 1. Costi di affitto, no? Aggiungi. Ertecci vostri. Checkout. Ordine. Ah, finalmente. Ma lo devo pure spostare, devo anche pagare. Shaker, sposta. Sposta. Ok, allora abbiamo 37.000 dollari. Però, mo che ci penso, questi se pigliano subito la prima rata, mi sa. Mi sa che mo a mezzanotte mi fanno pagare già la prima rata. Rimango senza soldi. Prima rata, più i costi dell'affitto della tenuta, arriviamo a zero. Ottimo. Quindi poi per fare un po' di oro mi tocca vendere l'oro grezzo. Ma la sorpresa in quel posto un'altra volta. E almeno però ecco qui lo shaker. Finalmente possiamo shakerare. La botta dell'acqua. Ma la botta dell'acqua mo me serve qua, perché tanto poi ci dobbiamo spostare qua. Ah, facciamo una cosa dunque. Stacca. Andiamo a prendere quel macchinario, lo vendiamo. Recuperiamo 2 lire. Tanto ormai non mi serve più. Ora poi con calma qui off camera comincio a spostare le cose, raga. Però ovviamente poi nel prossimo gameplay vi faccio un po', insomma, vedere. Accidenti, ma ancora non posso venderlo. Dentro c'è un po' di... Vabbè, ma il secchio, che me frega, solo il secchio, basta togliere il secchio. No, andiamo a vendere, uguale, pure che c'è dentro il 90% di roba, non mi interessa. Magari riesco a recuperare 10.000 dollari da questo, vediamo. Ne ho proprio bisogno. Ma proprio però interessi sto gioco da strozzini. 45%. E se metti 6 mesi 75%. Ma che stai a scherzare? E se metti 12 mesi 100% di interessi. Ma che? Madonna mia, la tua banca è differente proprio. Spegni sto motore. A sto coso vendiamo subito. 2007, mazza. È schifo, veramente. Oh, la roba qua proprio te la fanno pagare con i soldoni. Però poi... ai ai ai, vabbè. Via. Mo ci abbiamo lo shaker. Allora, giusto per capire quanto caspita dovrò spendere, eh. Voglio, sono curioso. Ecco, meno 3.000. Che v'ho detto? Che v'ho detto? Vedi? Prestito. Di già, no? Già rompe le balle il prestito. Più canone d'affitto. Siamo sotto di 3.000 dollari. Mo quando faccio l'oro lo devo vendere grezzo, perché non lo posso trasformare. In pratica me l'hanno messa in quel posto. Va bene ragazzi, ma il tempo l'ho finito e mo direi che mi fermo qui col gameplay. Almeno abbiamo comprato lo shaker. Ora poi nel prossimo gameplay cominciamo a montarlo e cominciamo a usare i macchinari nuovi, raga. Ma mo ho finito il tempo. Almeno in questo gameplay siamo riusciti a comprarlo alla meglio, alla meno peggio. Ragazzi, spero vi sia piaciuto il gameplay. Come sempre, mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Ci becchiamo presto, ragazzi. Ciao, alla prossima.